La selezione di cortometraggio per quanto riguarda i book trailer è stato un lavoro appunto realizzato in sinergia con Maddalena Maineri di Cortinametraggio e Rai, Rai Cinema e Rai 5, specificamente dedicata appunto a poter fare una panoramica molto ampia, che fosse il più possibile ampia ed esaustiva, su un fenomeno ancora abbastanza poco conosciuto. Io mi occupo di book trailer da più di un anno, attraverso il portale che si chiama Tropico del Libro, su cui comunque gestisco in particolare un osservatorio che è dedicato al book trailer. La storia del book trailer è in realtà decennale, perché negli Stati Uniti nasce come appunto pubblicità di libri da almeno una decina d'anni, e le case editrici hanno cercato di investire principalmente su quelli che possono essere gli autori più importanti anche dal punto di vista commerciale. Devo dire che uno di quelli che ho trovato più interessanti è The Gum Thief di Douglas Kaplan. È un book trailer realizzato negli Stati Uniti per un libro che non è stato tradotto ancora in italiano, ed è molto interessante perché integra quello che è il principio del book trailer, quindi la sintesi di una storia, però con il linguaggio della serialità televisiva, o meglio il principio della serialità televisiva. In Italia il lavoro è stato fatto invece più in un tempo più recente. Ci sono alcuni esempi di book trailer sperimentali, per esempio della casa editrice Marsilio. C'è un esempio anche che viene dalla Mondadori, come Dio Comanda di Ammaniti, che è un altro book trailer che è stato realizzato fra i primi in Italia. E poi il tutto comunque, diciamo così, si è mosso con estrema lentezza, fino ad arrivare appunto agli ultimi anni, proprio dopo il 2010, in cui si è visto un investimento maggiore da parte delle case editrici e soprattutto anche un coinvolgimento diretto del pubblico. Personalmente sono molto, molto contento di come anche sta reagendo il pubblico del festival alla sezione dei book trailer. Molti sono piuttosto entusiasti dei lavori che abbiamo fatto vedere finora, e soprattutto la cosa che onestamente mi colpisce di più e che anche mi interessa, mi appassiona, è il fatto che stiano creando un buon dibattito. Questo lo vedremo, mi auguro, con le prossime edizioni.